Senatore Marsilio, allora è arrivata la tanto attesa fumata bianca, sarà lei a rappresentare il centrodestra alle elezioni regionali? È per me un grande onore e un privilegio poter rappresentare il centrodestra nelle elezioni regionali per l'Abruzzo. Faccio con grande passione questo passo, questo ritorno a casa. Le mie origini sono qui, tutta la mia famiglia è qui. Ho sentito fortemente dentro di me questa spinta anche emotiva a dire di sì quando mi è stato proposto e spero di esserne all'altezza, di poter davvero rappresentare per gli abruzzesi un'opportunità e poter costruire un futuro migliore per tutti. Nelle ultime settimane si è perso però del tempo nel centrodestra per l'ufficializzazione di questo nome, è tempo che ora bisognerà cercare in qualche modo di recuperare. Senz'altro, abbiamo poco tempo davanti con le festività in mezzo che cominciano oggi, anzi l'occasione per augurare un buon Natale e serene festività a tutti quanti. E adesso però siamo al lavoro e cercheremo in questi giorni che mancano di spiegare, convincere di un progetto di cambiamento di cui ha bisogno, di discontinuità forte di cui ha bisogno questa regione per tornare a crescere e per dare un futuro ai propri figli. Quali sono secondo lei le priorità per la regione Abruzzo? Beh, lo sviluppo economico, la ricostruzione che è ancora troppo ferma, e risolvere alcuni nodi fondamentali quali quelli delle infrastrutture che impediscono all'Abruzzo e all'economia di questo territorio di poter davvero decollare. Su questo cercherò di far valere il peso di chi ha, diciamo, un'esperienza parlamentare nazionale, rapporti forti con i vertici dei partiti che poi determinano le scelte e anche spostano gli investimenti e l'attenzione del governo centrale verso una regione piuttosto che l'altra. Voglio fare dell'Abruzzo una priorità e un'emergenza nazionale, come per alcuni aspetti è necessario che sia, e troppe volte invece questa regione ha sofferto di disattenzione e di marginalità. Sarà lei il candidato unico perché in queste ore è in campo anche Fabrizio Di Stefano con alcune civiche. Lei auspica un passo indietro di Di Stefano? Vi siete sentiti? Vi sentirete? Io auspico un passo avanti da parte di tutti. Dobbiamo fare insieme un passo in più, anzi cominciare a correre per questo Abruzzo, e io spero che tutte le persone che hanno voglia di dare un vero governo di cambiamento all'Abruzzo possano far parte di questa squadra. Fabrizio è tra queste persone, ne conosco il valore, la storia ed è, come dire, il centrodestra è la sua casa naturale. E così come io faccio un appello con l'occasione, oltre a ringraziare i partiti storici del centrodestra che mi hanno designato e quelli che, pur non avendo partecipato al tavolo nazionale, hanno già con qualche giorno di anticipo garantito il sostegno ai movimenti civici che stanno convergendo sulla candidatura e sulla corsa del centrodestra, anche a tutte quelle altre realtà. Insomma, io voglio allargare la coalizione, fare una coalizione ampia ed inclusiva che possa offrire un'alternativa reale di governo a questa regione. Senatore Marsilio, per chiudere le chiedo un giudizio comunque anche sulle altre figure che correranno in queste regionali, l'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e la Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. Ma io rispetto e temo tutti gli avversari, non c'è mai una partita vinta in partenza, so che dovrò guadagnarmi giorno per giorno e passo dopo passo il consenso degli abruzzesi. Spero che il confronto sia, come dire, elevato di livello e che stimoli in ognuno dei contendenti di tirare fuori il meglio di sé per offrire agli abruzzesi la migliore piattaforma e il migliore programma possibile.